Signori, vai! Più forte! Bravo! Madonna! Buonasera a tutti, siamo a Policoro, nel magnifico scenario del porto di Marinagri e stasera qui ci sarà la finale regionale del concorso di bellezza Sui Generis, poi vi spiegheremo perché, Informissima d'Italia. Con me ci sono due ospiti, il patron della manifestazione Vito Lorenzo Nanna e la signora Novembre Guastamacchia Carmelina, che ci presenterà una chicca per i lucani. Signor Nanna, che accadrà stasera qui? Ci faccia capire. Allora, stasera innanzitutto spiego il concorso, perché sì, se non spiego il concorso non si capisce. Ecco, allora, il concorso c'ha aspetti etico-sociali, ecco, sì, ci spiego un po'. Questo è un concorso diverso da tutti gli altri, perché non è un concorso di bellezza in sé per sé, è un concorso di bellezza sociale. Io lo chiamo così perché da noi partecipano anche disabili, ragazzi che hanno avuto problemi con l'anoressia, ragazzi che hanno avuto problemi di violenza, e ci sono anche ragazze, diciamo, trans che stanno facendo il percorso per diventare donna. Quindi noi siamo anche contro l'omofobia. Questi sono quattro progetti. Quindi non è un vero e proprio concorso di bellezza? No, assolutamente no. I concorsi fisica di bellezza. Allora io dico che i concorsi di bellezza in sé per sé oggi nascono come funghi, e a me non hanno mai dato quella, come, non trovo neanche la parola giusta, cioè è un concorso normale come tutti gli altri. Invece noi non abbiamo bisogno di parlare del concorso di bellezza, noi portiamo avanti quattro problemi sociali che stanno avendo successo in tutta l'Italia. Oggi abbiamo già 7 regioni, se ne sono presentati altre 3, speriamo l'anno prossimo di allargare ancora di più, ma quello che interessa di più sono i messaggi che noi portiamo avanti. I messaggi contro l'anoressia, l'omofobia, la disabilità. E il quarto messaggio? Hai detto omofobia, contro la violenza sulle donne. Bravissimo, bravissimo. Okay. Quindi questi un concorso nostri, veramente con valori etico-sociali. Sì. Ma ci saranno anche momenti di spettacolo. Sì, sì, difatti stiamo facendo già le prove con dei ragazzi bravissimi, dei mimi, dei giocolieri, delle cantanti, ragazzi che si danno da fare. In particolare la sigla di apertura, allora, la canzone di apertura Antonio Labate, che è un cantautore di Policoro. Allora, quella è la sigla di apertura del vero concorso, è Donna, di Mia Martini, perché noi inauguriamo il concorso ogni tappa con la ragazza che porta delle scarpe rosse in segno di... E contro la violenza sulle donne. E mette davanti alla giuria, appoggia le scarpe davanti alla giuria, proprio per dare il senso del concorso vero e proprio. Sì. Poi naturalmente ci sarà anche l'abate che è bravissimo. Quindi stasera aprirà a Policoro Antonio Labate. Va bene. Signora Carmelina, lei ce lo fa vedere la bottiglietta di Eraclea? Certo. Che c'ha di particolare questo profumo che ricorda la Magna Grecia di Policoro? Certo. Allora, predomina il fior d'ulivo, la pace, abbiamo tanto bisogno, la macchia mediterranea e poi gli agrumi, le spezie, è un profumo veramente fantastico. Essendo lucana, io tutti i miei profumi, vivo a Torino, e tutti i miei profumi che creo, c'è sempre la mia lucanità che viene fuori. Lei lo presenterà qui sul palco di questo concorso e speriamo che le Miss possano utilizzare Eraclea già da stasera. Certo, Eraclea tutta al femminile, e io poi dico sempre, tutte le donne sono principesse e meritano il meglio. Ok. Patron Nanna, dimmi. A che ora avremo le 5 finaliste che dalla Basilicata andranno alla finale nazionale? Spero per mezzanotte, spero, perché non sappiamo adesso tra spettacolo e ospiti a che ora finisce. Ok, e comunque sarà una bellissima serata in questa magnifica location di Policoro Marinagri. Grazie ad entrambi, grazie. Grazie. Comunque è stato un piacere.
Vai, provaci, dai. Sotto la gambetta, vai sotto la gambetta, vai sotto la gambetta, vai sotto la gambetta. Sì! Sì! Quasi! Hey! Vai, vai! Sì! Sotto la schiena! Hey! Tra poco avrà inizio il concorso vero e proprio. Per intanto, arrivederci. Vai tranquilla. Ok. Prendi.